Bentrovati a tutti quanti voi. Parliamo dunque della politica di Agropoli, ricordando che si vota in due centri della provincia di Salerno, in quattro dei quali c'è anche la possibilità di andare al ballottaggio, ma di questo e di altro poi parleremo in altre circostanze. In questa situazione fossilizziamoci su Agropoli, che è la città capofila del Cilento, la più grande, 23.000 circa abitanti, quasi 19.000 aventi diritto al voto, e soprattutto una città che si va man mano politicizzando. Dopo la la consegna delle liste, dobbiamo dire che la situazione è abbastanza particolare, abbastanza chiara. Ora i cittadini hanno tra le mani, ecco, diciamo così, il quadro completo, e non soltanto le sortite di questo, di quel gruppo che giustamente in precedenza bleffavano, non bleffavano, dicevano la verità, non dicevano la verità, insomma facevano capire, non capire. Ora invece ci sono ben quattro coalizioni molto molto assortite. Partiamo dalla coalizione uscente, quella del centro-sinistra, che ha bocciato clamorosamente il sindaco uscente Adamo Coppola e che in precedenza aveva bocciato la vice sindaco Elvira Serra, entrambi del PD, entrambi fuoriusciti ora dal Partito Democratico, nelle cui fila non ci sono più elementi di spicco come l'ex vice sindaco Eugenio Benevento, che non è stato bocciato ma che si è messo da parte da solo, non condividendo probabilmente questo tipo di atteggiamento di politica anche dopo la bocciatura di Adamo Coppola, verso la quale lui si è battuto davvero moltissimo. Ma sono queste dinamiche che hanno portato ad una composizione del centro-sinistra molto particolare, perché bisogna partire un po' anche dalle origini di questa situazione che si è venuta a determinare e che via via si è deteriorata, per come poi si è si è trasformata. Perché? Perché Massimo La Porta era integro a questa coalizione, ma dall'interno ha sempre preso, diciamo, strade diverse. Non a caso, tra il PD e Massimo La Porta, il gruppo di Massimo La Porta, c'è stata sempre grande avversità o grande avversione, come volete, questo ha portato fino a un certo punto Massimo La Porta a tenere, perché c'è stata la pandemia. Lui aveva annunciato che si metteva da parte molto tempo prima, però la pandemia poi lo ha un pochettino bloccato e ha preso le distanze molti mesi prima che si andasse al voto. Il suo candidato, come sapete, era Roberto Modali Passi, il quale però nel momento in cui si è posto l'opposizione Massimo La Porta è rimasto con Adamo Coppola. In questa fase, diciamo che Modali Passi, come già ho detto all'epoca, per rispetto ai suoi elettori che lo avevano votato, ha fatto bene probabilmente a non dimettersi, a non seguire La Porta in quella circostanza, per una questione, diciamo, soprattutto di rispetto verso gli elettori, perché sarebbe uscito di scena. Però in questo frangente poi ha tramato insieme con un gruppo di persone per far in modo che Adamo Coppola non venisse più candidato. Adamo Coppola aveva preso anche atto che c'erano le primarie alle quali partecipavano Elvira Serra e il dottore Cianciola, i quali poi non l'hanno voluto più fare. Allora il candidato è rimasto Adamo Coppola, e in questa fase Adamo Coppola ha avuto uno scontro durissimo con Agropoli Cilento Servizi, e a quel punto Alfieri ha preso la palla in balzo e ha detto no ad Adamo Coppola e ha candidato un po' Modali Passi, che nel frattempo dunque aveva tramato per arrivare alla candidatura. Ma sono cose di cui si conosce già tutto, e questa è un po' la sintesi e la cronaca di quello che si è verificato. E poi queste sette liste, nelle quali però, diciamo la verità, sono sette liste non tutte proprio competitive,
almeno due non prenderanno il seggio. C'è stata la corsa, proprio la corsa al posizionamento di persone che fanno parte del cosiddetto sistema. Cos'è il sistema? Il sistema è, diciamo, questo apparato che da 15 anni vige ad Agropoli, che per 10 anni ha dato grandi frutti perché c'era Franco Alfieri, ma che negli ultimi 5 anni è praticamente crollato, sfuggito dalle mani di Alfieri e, diciamo, posizionato elementi che hanno occupato con la K varie postazioni e fra l'altro hanno individuato nel loro interno i punti chiave per avere in mano le chiavi della città. Probabilmente Coppola non rispondeva più a questo tipo di situazione. La Serra sull'ospedale aveva sbattuto i piedi per terra e aveva dato fastidio e l'avevano messa alla porta. Lo stesso La Porta non gradiva questa occupazione del Partito Democratico, che aveva praticamente posizionato tutti i suoi uomini nei posti chiave. E il sistema che cosa ha fatto? Ha preso tutti i dipendenti, il 99% dei dipendenti, di coloro che hanno ottenuto dal sistema, sono all'interno delle liste. Questo probabilmente può essere considerato anche un fatto di grandissima coerenza, però è evidente che si chiude a riccio. Ed è chiara anche un'altra cosa: hanno cercato di fare queste 7 liste per effetto del fatto che vogliono chiudere la partita al primo turno. 5 anni fa Adamo Coppola ne aveva 4 di liste, oggi li passi ne ha 7. Però le opposizioni di 5 anni fa erano davvero debolissime, anzi inesistenti, come si è visto. Questa volta non ci sono opposizioni, questa volta ci sono delle proposizioni, perché quella di La Porta è una evidente proposizione per fare il sindaco, non per prendere il quoziente. E diciamo che nelle sue liste ci sono anche gente molto molto quotata. Elvira Serra si candida per fare il sindaco, non per prendere il quoziente. Raffaele Pesce, che ha soltanto 2 liste, è partito in ritardo. Il partito in ritardo, non avendo compreso, probabilmente spaventato anche lui dal sistema, che bisognava partire 2-3 anni prima, l'ho detto Antonello Scuderi nell'editoriale che ha fatto proprio per Agropoli News, e ha detto che è una candidatura molto apprezzabile, molto positiva, ma che è una candidatura nata soltanto negli ultimi 2 mesi, probabilmente, mentre doveva nascere negli ultimi 2 anni, bisognava organizzarsi, tanto è vero che ha soltanto 2 liste, fra l'altro, con dei riciclati, ma anche con delle nuove proposte, che probabilmente sono anche molto suggestivi, devo dire. Lui sta affrontando la campagna elettorale con particolare schiettezza, ma anche con la consapevolezza di essere scevro dal sistema e lontano dall'amministrazione pubblica da circa 20 anni, credo 15-20 anni, e quindi si pone in questo modo. Forse poteva fare di più se fosse stato più presente, si fosse organizzato prima. Torniamo al discorso precedente, quelle che sono le varie composizioni. Dicevamo che se 5 anni fa c'era un uomo che già aveva vinto, cioè Adamo Coppola, in questa circostanza troviamo invece un equilibrio netto. Nonostante la formazione di Muta di Passi possa vantare 7 liste, ma di fatto sono 4 liste e mezzo. Cioè, c'è gente di 10, 20, 30 voti, gente che si è dovuta sacrificare, perché io non voglio dire la parola ricattata o minacciata come si sente in giro per la città, però è una persone che hanno telefonato, li hanno incontrati e hanno detto: ti abbiamo dato, ti devi candidare, ti abbiamo dato, ti devi candidare. Allora trovi
o loro personalmente candidati, o qualche fratello, qualche padre, o qualche zio, però tutti quanti, diciamo, coloro che sono nel sistema, hanno dovuto posizionarsi. Io ritengo personalmente che sia giusto, perché chi ha ottenuto deve metterci pure la faccia. Poi ci stanno delle eccezioni nefaste in questa città, che la faccia alle elezioni non ce la mettono mai perché hanno vergogna, che non hanno nemmeno il loro voto. Però vengono quattrini, si nascondono una volta dietro a Crispino, una volta dietro a Dalmo Coppola, una volta dietro a Paola Mangone, una volta sono allisciati da Franco Alfieri, però non si presentano mai perché hanno vergogna, perché non hanno nemmeno il loro voto. Si vendono la fondana di Trevi. Vabbè, ma questo la città già lo sanno tutti, lo sanno anche i candidati, tutti e quattro. Lo sanno tutti e quattro i candidati, e lo sa soprattutto Roberto Muta di Passi, con il quale di questa vicenda io ci ho parlato di persona. E allora dobbiamo dire che bisogna anche vedere la medaglia da un'altra parte, cioè chi si è andato a candidare perché è chiamato, è giusto. Non è che la gente può soltanto avere, deve anche metterci la faccia, deve candidarsi, e questa volta il sistema ha esercitato totalmente il potere di pressione facendo candidare chi ha ottenuto, posti di lavoro, chi ha ottenuto finanziamenti, chi ha ottenuto prebende, si sono candidati, perché il sistema oggi si deve autodifendere dagli attacchi dell'antisistema. Perché guardate, oggi l'elezione di Agropoli non possiamo definirla, tanto per restare un po' nell'argomento degli ultimi mesi, tra Guelfi e Ghibellini, non c'è questa, diciamo, questa parola, queste parole, no, però che ci sia, no. Il sistema e l'antisistema è palese, è chiaro. Per essere ancora più spiccioli, ci sono gli alfieri e gli antialfieri. Però questa definizione io la blurerei un po', perché ritengo personalmente che Franco Alfieri è una grande risorsa per il territorio, è una grande risorsa per la città di Agropoli, per Pestum, per l'Unione dei Comuni, per la provincia di Salerno, e chiunque va ad amministrare deve tener conto di una risorsa del genere. Quindi, anche se lui si è schierato, ma come è giusto che sia. Quindi io dico che oggi esiste il sistema e l'antisistema ad Agropoli. E parlavo delle candidature. Le candidature, le pressioni che ci sono state, devo dire, giusta. Hanno candidato quasi tutti coloro che nel sistema guadagnano. Ci hanno messo la faccia, ci devono mettere la faccia. Devono portare i voti al sistema. Non è che devono prendere solamente dal sistema. Ripeto, un sistema che per 10 anni ha fatto crescere la città, grazie a Franco Alfieri, ma che negli ultimi 5 anni, non per colpa solo di Adamo Coppola, ma di tutta quella, fra virgolette, sfragatura che c'era all'interno, tutte persone che una volta andato via Franco Alfieri hanno ritenuto di poter mettere le mani sulla città, inguaiando la città, Adamo Coppola e tutto quello che c'era intorno, e buttando nella merda Agropoli, perché questo hanno fatto. Questa, secondo me, è quella cosa che si è verificata. Tanto è vero che le persone che, diciamo, hanno cercato di combattere dall'interno questo sistema, poi si sono messe da parte. E ne abbiamo già parlato, oppure sono candidate contro. Quindi, viste le liste, noi dobbiamo dire che
Personalmente, poi mi posso anche sbagliare, che la vittoria al primo turno non c'è né per la porta, né per mutuali pass, né per la sera, né per domino, né per pesce. Non c'è una vittoria al primo turno. Ricordiamo che il sistema ha perso grandi elementi, ha perso Adamo Coppola, ha perso Eugenio Benevento, ha perso Gerardo Santosusso, ha perso Salvatore Coppola, ha perso Massimo Laporta, ha perso Elvira Serra, ne ha persi tanti. Qualcuno purtroppo non c'è più, e questo ci dispiace tantissimo. Quindi il sistema è stato, diciamo così, indebolito dalle defezioni che si sono create in questi ultimi tempi. Ce ne sono anche altri. C'è stato qualcuno guadagnato pure dal sistema, però diciamo chiaramente che quanto si sta verificando, a mio avviso, rientra nella totale normalità. Diciamo che è una tattica molto di Luchiana, perché a Salerno si usa questa, diciamo, questo modus operandi, che sta portando i frutti da circa 30 anni. Così Agropoli, anche usando questo tipo di diciamo, impostazione di tattica, si tenta a rimanere al galla, al vertice. Ripeto, poi il sistema può piacere e non può piacere. È evidente che piace a chi nel sistema guadagna e non piace a chi nel sistema sta fuori. Poi parliamo di alcune, diciamo, di alcune singolarità che ci sono. Parliamo proprio dal sistema. Purtroppo nella scorsa legislatura tante sono state le cose che non sono andate in Consiglio Comunale, non soltanto la guida di Adamo Coppola, bocciata dal PD, che si è autobocciato a quel punto, no? Ma per esempio stanno per partire dei ricorsi per alcune candidature, per carità. Ci sono delle persone candidate nel sistema che sono candidabili ma ineleggibili, che stanno macchiando l'elezione. Perché se ci sono due persone certe all'interno del sistema che si possono candidare ma poi sono incompatibili, che fanno? Prendono i voti e poi invece non si possono candidare, non si possono candidarsi, ma non possono poi entrare in Consiglio Comunale laddove ci deve essere questa elezione. E non mi sembra che sia una cosa molto elegante, per cui stanno facendo dei ricorsi. Gli potrei dire anche no, non è il caso, magari in una prossima circostanza vi farò anche i nomi, anche perché uno dei due è una persona molto molto seria, molto garbata, molto capace, e nella propria di servizi, e dobbiamo dire che, diciamo, sto sentendo in queste ultime ore tante cose, ma è un ragazzo molto per bene e probabilmente non sapeva di questa presunta incompatibilità una volta eletto. Poi, dicevo, ci sono anche delle altre singolarità. Una ritengo che sia nelle liste di Laporta, e mi riferisco a Vito Lucco. Perché dico Vito Lucco? Io l'ho anche intervistato, l'ho chiamato, l'ho intervistato. Vito Lucco è negli ultimi anni l'agropolese che nel mondo ha più fatto parlare di sé, con la sua cultura, le sue invenzioni, le sue idee. C'è stato un momento che in Europa si parlava di lui, ne parlavano tutti, dalla TV di Stato ai media di carattere, diciamo, su web, ne parlavano le radio. Lui ha realizzato qualcosa di grande importanza ed è un agropolese. Allora io dico, questo
Vito Lucco andrebbe votato a prescindere, senza che lui chieda il voto. Dico Vito Lucco perché è la persona che più si è, diciamo, nella tecnologia distinta ad Agropoli negli ultimi anni. Però Agropoli è Agropoli, oppure non è nemmeno un profeta in patria. E quindi è un giovane che secondo me prenderà molti voti, però che la città dovrebbe portare, perché il comune andrebbe fatto amministrare da gente capace, gente che ha fatto nella vita. È vero che siamo nel populismo, nel grillismo, dove gli incompetenti e gli ignoranti sono al governo, ma è anche vero che una comunità che vanta un personaggio del genere, secondo me, lo dovrebbe premiare. Non premiare, utilizzare, dire amministrami. A me piacciono le eccezioni, perciò le dico. Oppure io ho preso atto di un'azione molto umile di Roberto Picella, candidato con Mutali Passi, il quale a sua volta si è partito da Roma e è andato a Riccione, perché dice: io sono candidato al Consiglio Comunale di Agropoli e mi piace il turismo, vorrei fare qualcosa per il turismo. È andato da Cecchetto ed è andato, lo dico perché l'ho accompagnato come giornalista, lui ha chiesto di farsi accompagnare e ha detto chiaramente quali sono le linee guida per un'ottima città turistica. Poi naturalmente lui dirà in campagna elettorale quello che si è verificato, se lo vuole dire. Però è andato lì a prendere visione, a dire: fammi andare a vedere cosa fanno, come si fa il turismo. Ecco perché vi dico, no, che ci sono dei giovani molto interessanti, ma ci saranno tanti altri, magari li citerò in una prossima circostanza. Questo perché? Perché in questa città non bisogna mai sopprimere le idee e le capacità, come invece è stato fatto da una vita. Ecco perché ritengo che l'elettorato non debba essere soltanto quello del nipote, dello zio, del parente, di guardare come prospettiva a chi può dare alla città, a chi si informa. Mi fermo qui. Dopo questa prima disamina, dopo la consegna delle liste, scusate, ma è evidente ed è chiaro che le cose vanno messe al posto giusto e al momento giusto. Quattro candidati, persone per bene, persone serie, competenti, questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Poi, contrariamente a quando si dice, sembra che il PD abbia dato un diktat a Mutali Passi di non fare, diciamo, dei confronti con gli altri candidati. Ha fatto bene il PD. Che servono questi confronti? Fatemi capire. Ognuno presenta il proprio programma e parla. Perché poi escono tutte queste associazioni, perché poi devono andare a bussare per soldi. Scusate. Allora vanno a fare i confronti e poi vanno a bussare per soldi. Questa purtroppo, sta schifezza in questa città deve finire. Bravo il PD, è bene Mutali Passi che non va a fare questi confronti. Fa bene Mutali Passi. Se vogliono parlare con Mutali Passi, parlano petto a petto, gli fanno le domande. Chi le deve fare? Tanto quelle in campagna elettorale. Ma questi confronti stupidi che vogliono praticamente scimmiottare poi gli americani, perché in Italia non è mai riuscito uno. Cioè, ma vi rendete conto? Qua dobbiamo parlare delle cose serie, del paese, delle altre che stanno ancora sulle spiagge. Oh, la mamma fa scema perché devono chiedere soldi. Tutto là è. Tutto in questa direzione va. Si vanno a autoreferenziare perché vogliono ottenere poi dopo
Questa associazione lo fa, questa associazione. Ma facci da associazione, non rompete i coglioni. Fanno grazie al Partito Democratico. Grazie, devo dire. Non per quello che ha fatto in città, perché il Partito Democratico ha distrutto questa città, ma per questa azione, devo dire, molto, molto intelligente di non far partecipare il proprio candidato ai confronti pubblici. Bene così. Ci vediamo alla prossima. Io vi chiedo, come sempre, umilmente di mettere un... di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella delle notifiche, poi ne sentiremo e ne vedremo ancora delle belle, perché questa è una bella campagna elettorale, finalmente equilibrata, finalmente viva, finalmente non soltanto interessante per una coalizione come la capitale degli ultimi 15 anni, ma che si apre, devo dire, alla città. E la città deve guardare a questi candidati con grande simpatia, con grande diciamo affetto, perché comunque ci hanno messo la faccia tutti e quattro, ma deve saper scegliere anche nel modo in cui il passato, il presente e il futuro li hanno visti protagonisti, li vedranno appunto protagonisti. Alla prossima.